c'è un mare di libri che attraversa la penisola. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2022 le case editrici italiane hanno pubblicato 86.174 titoli, numero che sale oltre quota 102.000 se consideriamo le cosiddette autopubblicazioni. 282 libri vengono pubblicati ogni giorno e su 114 sono autopubblicati. Questo rende quanto mai necessaria la presenza di operatori librari qualificati e preparati. Personale che magari invogli anche alla lettura. Negli ultimi 12 mesi, infatti, solo il 39,3% della popolazione dai 6 anni in su ha letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali. Un valore che per la prima volta nel nostro paese scende sotto il 40%. Come dire che sempre più italiani scrivono e sempre meno leggono. E ciò vale soprattutto nel Mezzogiorno, dove i lettori sono meno di 3 su 10. Questo rende quanto mai necessarie e urgenti l'adozione di misure a sostegno di domanda del libro, quale ad esempio la detrazione fiscale e il rinnovo del fondo biblioteche, una misura che ha permesso a tutta la filiera del libro di accompagnare la lettura negli ultimi anni. Nel complesso, in Italia è sempre il formato cartaceo quello preferito dai lettori, 7 su 10, mentre ebook e audiolibri, dopo anni di incremento di pubblico, fanno segnare un lieve arretramento.